La Regione Abruzzo ha voluto riconoscere il merito di tanti anni di attività ad un grande produttore di olio extravergine d'oliva che è Timando De Iuris. Vicepresidente della Regione Castiglione, lei ha dato la medaglia simbolo ormai della nostra Regione. Certamente, avendo consegnato questa medaglia oggi qua a Timando De Iuris, è un riconoscimento, oltre a Timando, è un riconoscimento simbolico a tutto il mondo agricolo che sta soffrendo, così come tutto il comparto dello sviluppo economico, dell'attività produttiva della nostra regione, non solo, un momento non facile. Devo dire che il collega Mauro Febbo sta lavorando e ha lavorato bene nell'utilizzo dei fondi comunitari, tanto ancora c'è da fare e mi auguro che il governo centrale ci dia la possibilità come regione di poter ottimizzare quelle poche risorse che noi cerchiamo di sparmare sul territorio nella misura più consona possibile. Signor Timando, io penso che lei sia felice, le chiedo solo così di esprimere una sua emozione. Veramente è stata una cosa bellissima, devo ringraziare molto il dottor Castiglione, il sindaco di Pianella, che ha fatto questo quel bellissimo regalo. È un'attività che continua perché sono anche i suoi nipoti, abbiamo sentito. Sì, è un'attività che continuerà perché i miei figli e i nipoti sono tutto lì. È un lavoro che stiamo facendo da tanti anni e loro sono contentissimi di questo che facciamo. Siamo sulla S lunga di Avalolia, che è veramente un biglietto da visita, e ci hanno chiamato loro, non è che noi abbiamo andato lì a offrire qualcosa, e abbiamo molta soddisfazione. Quello che vorrei è che il consumatore andasse a capire di prendere i prodotti certificati, non che dovrebbe prendere per forza da me, da De Iuris, ma dovunque di prendere i prodotti certificati, perché lì non ci sarà inganno fino adesso. La raccomandazione che faccio è quella, perché dagli oli ci sono tanti inganni. Chiara Ciavoli, che è presidente di Coldiretti Pescara, questo è stato un momento importante perché un grande produttore di extravergine, qui si celebra oggi l'extravergine, è stato premiato per la sua lunga attività. Sì, premiamo l'azienda De Iuris, la Regione Abruzzo che la premia. L'azienda De Iuris è una delle aziende più storiche sul territorio abruzzese e sicuramente una delle più importanti, la più importante per quello che riguarda la commercializzazione dell'olio DOP, cioè DOP Aprutino Pescarese, che rappresenta l'eccellenza massima del nostro territorio, ma io aggiungerei anche italiana.